A fine anno parla, come da tradizione, il Presidente della Repubblica, anche se non ha nulla da dire o non può dire nulla. Soliti discorsi melensi che non arrivano al cuore dei cittadini e costituiscono ugualmente lo spunto per articolesse sui quotidiani 2 gennaio non letti. Tutti i politici, in un rituale che appare perfino macabro, commentano le parole del Presidente. Si termina un anno e se ne inizia uno nuovo, ponendo la politica nazionale lontana dalla realtà e dalle persone. Io penso, come sindaco, seppur con presunzione, di avere delle cose da dire e mi dispiacerebbe trovare disinteresse che riservano al discorso del Presidente le persone normali, i cittadini italiani. Sono sindaco di un comune, Berceto Parma, che subisce tutti gli effetti negativi di governi e parlamenti che non rispettano la Costituzione, soprattutto dal 2012 a oggi. L'autonomia dei comuni, sancita dalla Costituzione, è attaccata ogni giorno dal fuoco amico delle istituzioni, Unione Europea, Governo, Regione e ora Provincia riformata, con demenza non senile dal Ministro Delrio. Il desiderio delle istituzioni è di rendere i comuni, soprattutto se piccoli e parsimoniosi, impotenti e incapaci. I motivi preminenti, a mio avviso, sono tre. Primo, non avere più persone elette direttamente dai cittadini, i sindaci, che possono far valere la propria autonomia e non essere quindi controllati, succubi del potere centrale e dei partiti. Due, rubare, sottraendoli dalla gestione comunale, i servizi come l'acqua, la raccolta rifiuti, l'assistenza sociale, per costituire carrozzoni pubblici mangia soldi e successivamente privatizzare tutto dicendo con grande enfasi che questi carrozzoni non funzionano e quindi serve il privato. In Italia, senza sistemare, ridurre il debito pubblico, addirittura crescendolo, si privatizza, iniziando nel 1992, regalando agli amici degli amici beni essenziali dei cittadini, i gioielli del paese. Ora si privatizzano anche le poste con il loro forziere di buoni postali e la cassa depositi e prestiti, gli ultimi gioielli di famiglia. 3. Togliere forza economica all'Italia, forza che si basa su produzioni di qualità, sulle tradizioni, sulla forte differenziazione da comune a comune, regione a regione. Distruggere insomma l'economia italiana per renderci schiavi e consumatori dei prodotti delle forti economie mondiali che producono in grande quantità e in pessima qualità, ma fanno arricchire le 85 persone del mondo che detengono il 99% della ricchezza mondiale. L'Italia, tra il disinteresse di tutti, è stata svenduta, svenduto è il popolo italiano. Restano piccole sacche di resistenza in qualche comune come Berceto, dove come sindaco rispetto e voglio rispettare la Costituzione, ma ogni giorno sono attaccato da nuove leggi dello Stato, direttive europee, leggi della Regione Emilia-Romagna e decisioni della pseudo provincia, oltre che soffocato da una burocrazia ottusa, ricercata e voluta per poter bloccare tutto e tutti. Anch'io, come i miei fratelli Lakota e gli Sioux, con i quali il nostro comune è gemellato dal 1988, posso affermare: uomo bianco non avrai il mio scalpo. Non l'avrai perché non sono ricattabile da nessuno. La mia vita mi ha insegnato, anche se non ho un euro e ho tutte le proprietà all'asta, che i soldi non sono importanti. La mia famiglia mi ha educato a non rubare e a dare. Luigi, neppure un caffè se fai politica, devi pretendere per fare il tuo lavoro, per aiutare gli altri. Era il ritornello che mi ripeteva mio zio Don Giuseppe Lucchi. Non avrai il mio scalpo perché ho passione politica e so che la politica è bellissima se la si usa per difendere, aiutare i più deboli e contribuire a ridurre i dolori evitabili. Nulla può dare la soddisfazione che dà la politica, la buona politica, quando riesci con impegno a cambiare in meglio le cose per i tuoi concittadini. Berceto, anche tecnicamente e scientificamente, è al centro del mondo.
mondo, ma non rappresenta il mondo e il mondo va considerato. Noi bercetesi lo dobbiamo fare più di altri, perché nel mondo abbiamo oltre 20.000 cittadini di origine bercetese che sono emigrati e si sono fatti onore con il sudore della fronte. Lo dobbiamo fare perché ospitiamo 15 profughi a rotazione dal 2011 e desideriamo che si facciano onore con il loro lavoro come hanno fatto i nostri emigrati. Consideriamo il mondo perché c'è la globalizzazione che serve come parafulmine per non fare. Nessuno dice che il mondo era più globalizzato nell'Ottocento. Globalizzazione non vuol significare infatti che il potere passa dalla politica alla finanza, dal popolo sovrano a poche persone non elette. Globalizzazione non vuol dire perdere le nostre tradizioni, le nostre radici, la nostra cultura, le nostre produzioni tipiche. Questa è la globalizzazione della cattiva politica, dei potenti del mondo, delle 85 persone che comandano il mondo e distruggono nei fatti la democrazia e i popoli. Globalizzazione vuol dire preservare le tradizioni e la cultura di ognuno e avere una mente libera per comprenderle e rispettarle. Una mente che immagini e desideri un mondo giusto e di pace, sapendo che questo mondo lo costruiamo ogni giorno con i nostri gesti, che debbono pretendere di avere rispettati i diritti di ognuno, ma anche i doveri. Doveri che dobbiamo attuare, anche se ormai nessuno ha la forza morale per insegnarceli, per darci l'esempio, e le pesanti interferenze sulle giovani generazioni vogliono che crescano ineducate, indifese, deboli per essere facilmente sottomesse da bisogni sempre più insignificanti. Diritti che dobbiamo difendere perché ci sono stati donati da migliaia di anni di lotte, sacrifici, sangue di chi ci ha preceduto. È sorprendente come la nostra ignoranza ci porti a barattare diritti fondamentali dell'uomo per un piatto di lenticchie. Per quanto ne sono capace, non lascerò rubare questi diritti senza lottare, senza combattere, senza urlare la mia indignazione. Le mie urla, le mie azioni, i miei gesti in difesa della libertà e della democrazia, della tolleranza e dell'amore vengono percepite dalle persone e non solo di Berceto, ma poi tutto si ferma a una pacca sulla spalla, a una stretta di mano, a un complimento, a un mi piace su Facebook. Probabilmente non sono capace, sono inadeguato dal rito movimento di persone capaci di realizzare almeno un'isola felice e alternative alle modalità di vita imperante. Non mi rassegno, non tiro i remi in barca, non perdo la speranza e l'ottimismo nel futuro. Continuo a diffondere le mie idee in piena buona fede, cercando la coerenza tra il dire e il fare. Invito tutti a interessarsi di politica, a non lasciarsi ingannare ancora una volta da coloro che la politica vogliono cancellarla, squalificarla. Da oltre un decennio sono riusciti a convincerci che i politici sono tutti ladri e ci scandalizziamo non per l'incapacità dei politici ma per il loro stipendio. Sparare nel mucchio solitamente comporta uccidere per prime i politici indifesi, coloro che non sono protetti dai poteri forti, coloro che non sono stati acquistati per svendere a loro volta l'Italia e il popolo italiano. Tutti sono lontani, anche a ragione, dalla politica e siamo sfiduciati. Diventiamo facile preda di altri poteri che non possiamo in nessun modo governare, influenzare. Già la finanza di carta comanda il mondo e porta alla fame interi popoli, anche europei. Brucia generazioni di giovani. Su questa strada arriveremo ad altre dittature ancora più gravi e subdole di quelle della finanza di carta. Immaginiamo la dittatura delle case farmaceutiche che avranno sempre più interesse a inventare nuove malattie, farcele sentire addosso e a non portare nessuno a una guarigione definitiva per continuare a venderci dei farmaci sempre più costosi. Riprendiamoci la politica, entriamo nei partiti, discutiamo di futuro, costruiamocelo questo futuro. Nel nuovo anno 2016 il momento politico cruciale per la politica italiana sarà il referendum confermativo delle recenti riforme. Riforme necessarie, importanti, non procrastinabili, ma fatte volutamente male.
Non si è mai imboccato la strada maestra che era e rimane per modificare la Costituzione, riacquistare l'Italia, il benessere e la serenità, la Costituente. Con presunzione forse vorrei dire la mia. Democrazia vuol dire popolo sovrano. Ebbene, diamo per davvero la sovranità al popolo. Basterebbe infatti nominare un'assemblea costituente con sistema proporzionale preferenze per mettere al lavoro i rappresentanti del popolo, veramente eletti e non disegnati come ora da poche persone dei partiti. Il lavoro dell'assemblea, che può durare non più di 2 anni, potrebbe apportare tutte le modifiche necessarie alla Costituzione e al mondo della politica, dei partiti, dei sindacati. Il compito della Costituente, inoltre, dovrebbe anche essere quello di delegiferare, togliere migliaia e migliaia di leggi che, non essendo e non potendo essere applicate, diventano un formidabile strumento diseducativo per tutti i cittadini. Uno Stato, a mio avviso, deve essere governato da poche leggi e fatte rispettare. Leggi chiare, comprensibili, testi unici in definitiva. Non chiedo l'intelligenza divina capace di dare indicazioni ogni comprensive per l'umanità in 10 righe, 10 comandamenti. Ma certamente non possiamo avere il triste primato di paese con un numero di leggi che neppure i più grandi esperti saprebbero quantificare con precisione. Sempre la Costituente, oltre ad aggiornare la Costituzione, delegiferare, dovrebbe porre mano all'assetto istituzionale. Non va confuso il costo della politica, in questo caso, con il costo della democrazia. Il diritto dei cittadini di eleggere i propri amministratori va mantenuto e diffuso, e quindi i comuni e le province servono, mentre una grande riforma potrebbe essere fatta per le regioni, che potrebbero essere ridotte a 5. Esistono comuni piccoli e comuni grandi, e non serve molto per assegnare funzioni diverse. Mi piacerebbe, attraverso una ritrovata politica buona, perseguire l'uguaglianza, combattere le ingiustizie, dare a tutti le stesse opportunità di partenza, raggiungere un grande accordo tra merito e bisogno. Applicare la regola di Adriano Olivetti: nessun dirigente può percepire uno stipendio superiore di 10 volte rispetto a quello minimo di un dipendente. Nessun pensionato può avere una pensione superiore 10 volte rispetto alla pensione minima. Sembrano queste proposte tutte cose fuori dal mondo, ma questo succede perché da questo mondo ci stanno scacciando per trasformarlo in un grande e unico stato di polizia mitigato dall'inefficienza. Se non torniamo tutti alla politica, al primato della politica, a interessarci del bene comune, ognuno di noi avrà sempre meno valore e inoltre ci faranno vivere nell'inquinamento e nel degrado. Un sindaco dovrebbe parlare del suo comune, e cerco di farlo ogni giorno e non solo a fine anno. Resta la consapevolezza che dobbiamo fare il nostro dovere ogni giorno nel luogo in cui viviamo, ma questo luogo è influenzato da un luogo più grande che si chiama mondo, Europa, Italia, Regione Emilia-Romagna. E anche di tutto questo dobbiamo dire ci interessa. Grazie di avermi ascoltato.